Marcello Rizzi di Where Is Now. Ciao Marcello. Ciao Gabriele. Marcello, Where Is Now in 10 secondi. Where Is Now è un servizio internet che ti permette di aggiornare facilmente ogni tuo documento. Stai leggendo un documento, vuoi sapere se è aggiornato o meno? Un clic e ricevi gli aggiornamenti. E noi lo piazziamo in ambito vendite, come supporto ai venditori sul campo che facilmente ricevono gli aggiornamenti dei documenti importanti che gli servono per il loro lavoro. Grazie, fantastico. L'esperienza Mind the Bridge, ti è piaciuta? È stato molto divertente, oltre che professionalmente incredibile, perché noi con Daniele ci siamo inventati anche il blog prossimapronta.it, con il quale abbiamo raccontato questa esperienza, dove abbiamo trovato sponsor. Siamo venuti qui, abbiamo avuto la possibilità di andare in Google, in Facebook, in WhereAware, in LinkedIn. Abbiamo conosciuto persone come Fabrizio Capobianco, Vittorio Viarengo, Matteo Fabiano, Marco Marinucci, tutte le persone della gym che ci sono state intorno. È stata una cosa incredibile. Poi qui è un altro mondo, è necessario venire qui, per forza. A tal proposito, l'esperienza, la permanenza in Silicon Valley, cosa ti ha dato di più? Dal punto di vista professionale sicuramente ti cambia molto la testa, perché in Italia, almeno questo è il mio caso, il caso mio di Daniele, ma penso che posso estenderlo tranquillamente ad altre persone, siamo molto legati alla tecnologia, all'innovazione intesa come qualcosa di dove c'è uno studio dietro, uno studio tecnico quasi. Qua invece, appena sono arrivato, siamo andati a Facebook e vedevi quasi una religione su cosa fa il cliente, cosa vuole il cliente, ragionare sempre sulle cose che il cliente realmente vuole. Poi un'altra cosa bellissima è LinkedIn, scoprire che una società web abbia solo un quinto dei dipendenti che lavorano in ambito tecnico, e capire quanto un'azienda come la nostra anche debba invece strutturarsi in un modo un po' più integrato con altre discipline come il marketing, il sales e tutti gli altri settori, che diventano molto più importanti dell'aspetto tecnologico, che rimane necessario ma non è sufficiente. E poi sicuramente anche il focus, qui dove ti giri tutti parlano di focus, fai una sola cosa, falla bene, falla come nessun altro al mondo, una cosa semplice che tutti possano capire, il modello iPhone, no? Un click e hai tutte le tue applicazioni. Quindi direi focus, il concetto del cliente, networking che è incredibile qua, e questa è la Silicon Valley, la vera differenza, qui c'è business, non c'è tecnologia. Cosa cercherai di portare della Silicon Valley in Italia, in Sardegna? Queste cose che ho appena detto, nel senso che l'obiettivo è tornare e tutti i progetti che andremo a sviluppare con Where Is Now e eventualmente anche altre idee saranno focalizzati su cose molto semplici, su una grande user experience per i nostri clienti e soprattutto una validazione con i nostri clienti di ciò che realmente è utile per loro, ragionare sulle metriche, analizzare tutti i dati che possiamo raccogliere per capire cosa effettivamente il cliente desidera. Qui lo percepisci, in Italia hai una vaga idea, quando vieni qui invece diventa il pane quotidiano, e quindi speriamo in un mese di averlo assimilato e di averlo fatto nostro. Grazie Marcello e in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie a Marco, a Mandy Bridge, a tutti quanti, perché è un'esperienza fantastica, anche da parte di Daniele che oggi qui non è con me. E a surfare. Grazie mille, perché secondo me professionalmente è stata una cosa eccezionale e lo suggerisco a tutti i ragazzi come me, giovani, più giovani di me anche, che abbiano voglia di costruire un'azienda, fare qualcosa di importante. Venite qua, scontratevi con questa realtà e tornate in Italia a fare meglio l'Italia. Certo, grazie Marcello, ciao. Ciao.